Buongiorno, siamo in compagnia con il compare Vito da Sulmona. Oggi ci svelerà un segreto che viene dall'antica Sicilia, rubato dagli arabi, e quindi stiamo facendo, come si chiamano, Vito, queste? Le bignolate! Le bignolate! Non ci svelerai mai il segreto, perché è una cosa, è giusto, però io cercherò di rubarti con le immagini, già ti capisce bene cosa stai facendo. Vuoi spiegare che ingredienti hai messo? Olive, funghi, pecorino, sale e pepe quanto basta. Sale e pepe. Quindi si gira a cartoccio una bella pallina di 130 grammi. Facciamo vedere quanto ne ha preparato già. Allora, quindi queste sono 6, 7, 8 e 9. Già tutti ripieni. Qua abbiamo la pasta che lui ha fatto lievitare. Adesso la stende, tagliata a pezzettini di 130 grammi. Stirata abbastanza bene. Olio. Un pezzettino di olio extravergine di oliva che arriva dalla Sicilia. Non sveliamo il nome, sennò la pubblicità, visto che non ci hanno pagato, non possiamo dire di quale olificio arriva, però è buono. Dalla canna verde, Cattolica Eraclea. Sale e pepe quanto basta. Quindi un po' di funghetti. Ok, olivette nere sgocciolate, nocciolate. Un po' di pecorino. Pecorino romano. Si gira, quindi già avete capito bene. Lo potete fare a casa tranquillamente. Vero Vito? Non ci vuole niente. Quindi ne prepari un altro. Ora andremo veloce veloce e facciamo vedere fino all'ultimo. Tempi di cottura? 30 minuti circa. 30 minuti circa. Ok. Ok, quindi adesso, dopo che sono completate, una spennellata di uovo con il sesamo. E così sono complete. Vero Vito? Quindi questo è completo, pronto per infornarlo. Dopo farai quelle con la salsiccia, vero? Sì. Forno è pronto. Quindi inforniamo. 20 minuti, mezz'ora? Mezz'ora. Poi controlliamo, certo. Ok. Questa è la versione con la salsiccia per gli amanti della carne. Sto a sacrificare. Sì, a sacrificare, che sappiamo benissimo
che sei un vegetariano sfegatato. Su gentile richiesta ti stai sacrificando a usare materiali che non ti aggradano. La mignolata con la salsiccia. E questa è un'altra versione. Ok, mentre quelli continuano a cuocere, vediamo, controlliamo come sono. No, no, aspetta. Di aprire non si può aprire, vero? No. Va bene, dai, si vede che sono quasi fatti. Quindi l'allarme è già scattato. Vediamo da vicino come sono. Sembrano buoni, Vito. Hai fatto una specialità, possiamo farle assaggiare a qualcuno, non lo so. C'è qualcuno che le vuole assaggiare, che dici? Lasciamo andare un altro poco. Un altro poco? No, secondo me sono fatte. No, ci sta. Va bene, dai, un altro minuto. E questo è il prodotto pronto per mangiare. Pronto per mangiare. Pronto per mangiare. Ok. Già ti capisci che sono buoni. Quindi ora la prova del 9 dell'assaggio è buono? Buonissimo? Ottimo. Ottimo. Vito, stanno apprezzando. È ottimo. Qua ci abbiamo un'altra assaggiatrice. Vediamo con. Vediamo com'è. Complimenti. Beh, fammi vedere l'interno. Okay. Buonissimo. Ok. E questi sono quelli integrali. Complimenti, compare Vito. Guarda qua, abbiamo trovato la cavia. E qua oggi abbiamo gli assaggiatori. Non tappare chi sei altro. Hai visto? Compare Vito, sei unico. Va bene. No, d'acqua. No, ma l'acqua. C'è la coca. Ok. Al forno abbiamo altri che sono pronti per la cottura e qui ci abbiamo altro impasto. Quindi guarda qui, queste sono le mignolate di Pasqua, chiamiamole di Pasqua, dai, come le volete chiamare le chiamate. Ok, per finire adesso abbiamo la specialità con farina integrale. Sempre la stessa versione, funghi, olivette. Ok, vabbè, il procedimento è sempre quello, però fatto con farina integrale. Chiusi sempre alla stessa maniera. Ho vedere come si chiude. Ok, facciamo vedere in posizione quelli fatti e quelli infornati. Ok.